Per la rubrica tutti, ma proprio tutti, vogliono fare musica, beh, il Rosso, il noto streamer, vuole pubblicare un pezzo, anche lui. Aiuto! Già ai tempi quando gli influencer facevano tracce musicali soffrivo, ma pure gli streamer. Vabbè, rimanete per la sigla, vediamo un po' di che si tratta, dai. Sono Riccardo Di Viggiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Ehi là, come andiamo amici di Kiwi? Tutto bene? Il Rosso ha finalmente svelato il suo nuovo progetto musicale durante una diretta, confermando l'uscita del suo primo singolo intitolato Tette. Ma perché? Ma perché? Ma dai, vabbè, serietà, ok, serietà. Durante la live il Rosso ha condiviso un'anteprima del brano, dando ai fan un assaggio di che cosa aspettarsi. Questo spoiler è stato poi ripreso anche nelle sue storie su Instagram, aumentando ulteriormente l'attesa e la curiosità tra i suoi follower. Il debutto musicale di il Rosso, noto per la sua presenza sui social, sarà un evento molto atteso e seguito dal popolo dei social media. Il brano uscirà giovedì 13 marzo con un annuncio sui LED Wall di Milano, una strategia di marketing che sicuramente attirerà l'attenzione dei passanti e degli utenti online. Con un titolo provocatorio e una campagna promozionale accattivante, Tette promette di essere un debutto memorabile per il Rosso. Vi consiglio vivamente di restare sintonizzati per gli aggiornamenti e per l'uscita ufficiale del singolo, che potrebbe diventare uno dei tormentoni più discussi della stagione. Ed inutile dirlo, così come per tutte quante le altre volte a cui è successa una roba simile, più c'è hype su queste cose, più c'è il rischio che ci sia, come posso dire, il rinculo dello sparo. Occhio, che queste uscite si sono provocatorie, ma avere tutti gli occhi puntati addosso deve essere ben gestita come situazione. Ecco, immaginate che il pezzo sia fatto male. Immaginatelo. Che figura di merda.